fiocca la neve su Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Bentornati per il consueto annuale appuntamento con il calendario dell'avvento. Standing ovation! Yeah! Richiesto da tantissimi, ma soprattutto puntualmente, ripetutamente, reiteratamente, continuativamente, stalkeratamente da Matteo! Matteo, scherzo, Matteo. Ciao Matteo, questo calendario lo dedico a te. Chi è Matteo? Matteo è uno di voi che mi segue sempre e che ogni anno con enorme gioiosità e gentilezza e anche molto humor mi chiede: ma il calendario dell'avvento? Solo che comincia a chiedermelo ad agosto, quindi la cosa... Non è vero, sono io che ci penso sempre alla fine, ragazzi. Ma sapete cos'è? Che inventarsi ogni anno un calendario dell'avvento sempre diverso, originale, che non ha fatto mai nessuno, che non ho visto mai da nessuna parte, diventa una cosa veramente, veramente difficile. E quindi ci sto tanto per immaginarlo e crearlo mentalmente. Poi realizzarlo è un attimo, ma la fase pre è molto lunga, perché devo fare un qualcosa di bello, un qualcosa che rimanga, una cosa che orni la vostra casa, un qualcosa che sia comunque un calendario dell'avvento di facile fruizione, quindi dove aprire le caselle non sia per niente difficile. Vi lascio comunque qui il link della playlist natalizia. Qui potete trovare tutti i calendari dell'avvento di Arte per te e senza tema di smentita posso dire che sono tutti uno più bello dell'altro, di varie difficoltà. Questo di quest'anno è molto semplice da realizzare, basta avere il materiale giusto, che è materiale da riciclo. Quindi spostiamoci di là e andiamo a vedere il calendario dell'avvento come si fa. Un tavolo da lavoro pieno di roba per il calendario dell'avvento del 2018, ma non vi preoccupate, di facilissima realizzazione con elementi di recupero di facilissima reperibilità. Vediamo cosa ci occorre. Innanzitutto un acrilico bianco, del glitter bianco e argentato, o solo bianco o solo argentato o tutti e due, quello che trovate. Dei numeri adesivi, io questi li ho trovati alla Auchan, un euro e qualcosa, in una confezione da 5 foglietti di numeri adesivi. Una scatolina per mettere il glitter e non fare un pandemonio in giro. Io userò dei guanti, ma non sono necessarissimi. Un pennellino, del nastrino, io ne ho quali due tipi, il nastrino, il cordoncino argentato molto sottile che mi servirà per appendere il personaggio principale, cioè Gesù, il nastrino invece per appendere proprio la nostra ghirlanda fiocco di neve. Un piccolo bambinello Gesù, di questi che vendono in questo periodo un po' ovunque. E poi, come vedete, già creato il nostro fiocco di neve. Fiocco di neve a cui mancano degli elementi che durante il video io estrapolerò da chissà quale oggetto. Lasciatemelo scritto qua sotto, vediamo chi vede da dove estrapolo i 4 tondini mancanti al mio fiocco di neve. Questi invece, tutti questi tondini, io dove li ho presi? Allora, io li ho presi all'IKEA, nel senso che all'IKEA, al reparto stoviglie, tra una pentola e l'altra, tra un bicchiere e l'altro, è pieno di questi tondini, tra un piatto e l'altro, che serve per separare le stoviglie e non farle graffiare o rompere tra di loro. Quando le persone le comprano, sui fondi delle scatole rimangono tutti questi anellini ciondolanti. Io ogni volta che acquisto qualcosa metto tra una cosa e un'altra uno di questi che prendo, che racimolo dagli scatoli, e nel corso del tempo ne ho recuperati un bel po', che mi sono giovati per portare a casa le stoviglie, ma poi non ho buttato e ho conservato per riciclarli. Io oggi ci farò il calendario dell'avvento in questa composizione, che vi metto anche in foto nella pagina Facebook di Arte per te. Cercate ghirlanda fiocco di neve 2018 tra le foto negli album. Su Instagram cercate la foto e vedrete la composizione. Ma
Se non avete l'IKEA vicina, se non sapete dove sbattere la testa per trovare questi tondini, vi dico io facilmente dove trovarli. In tutti i paesi, in tutte le città, in tutti i rioni, si può dire, c'è sempre un tipografo. Andate da un tipografo e fatevi dare un rullo come questi. Loro li buttano, perché qui c'è arrotolata la carta. Anche questi rulli, i tipografi, li hanno di vari diametri e quindi scegliete diametri di differente lunghezza per creare una composizione che, anche se non è uguale identica alla mia, l'importante è che ricordi un fiocco di neve. Per i tondini più piccoli, sempre tipografi, oppure i tubi, magari della carta stagnola, della carta cellophane, anche della carta igienica. Io vi consiglio comunque questi tubi da tipografia o questi dell'IKEA, perché sono molto rigidi ed, essendo una composizione appesa, così non si deformerà. Ultime cosine che ci servono: una confezione di pompon bianchi. Queste le ho comprate in un negozio cinese, esistono dappertutto, da Tiger, in tutti gli empori, li trovate facilmente, ed un cartoncino che può essere indifferentemente o bianco o argentato. Io lo userò argentato per dare un tocco di colore. Iniziamo subito. Come prima cosa prendo il mio acrilico, una pennellessa, e ad uno, piano piano, coloro tutti i miei tondini. Quindi pennellessa, acrilico, e do una coloritura su tutto, anche sull'interno ovviamente. Io sto usando l'acrilico puro, ma potete usarlo anche diluito ovviamente. E prima di cominciare, lo stavo quasi per dimenticare, indosserò i miei bei guanti, perché sennò alla fine del lavoro le mani posso prenderle e cestinarle. Ora vi faccio vedere perché ho scelto di indossare i guanti. Lasciate una micro porzione non dipinta, perché in quella micro porzione avverrà l'incollaggio, e l'acrilico, come tutti i colori, fa patina plastica e inficia un po' l'incollaggio della colla a caldo. Invece, andando direttamente sul cartoncino, non ci saranno problemi di scollature. Dopodiché io faccio questa cosa molto facile per dare un tono omogeneo a tutto. Ripasso con le dita lì dove il colore non ha preso. Facciamo questo lavoro con tutti i tondini, ricordandoci sempre di lasciare un lato non del tutto colorato. Lasciamo asciugare i nostri cerchietti e ci rivediamo dopo per glitterarli. Nel frattempo prendiamo anche Gesù Bambino, sporchiamo le mani di colore e massaggiamo su tutto, facciamo anche lui tutto bianco. Arrivata a questo punto, è il momento di immettere il glitter nella nostra ghirlanda. Metto un filino d'acqua nella colla, proprio poca, e rimesto col pennello. Deve essere una colla liquida ma ancora cremosa, quindi non super grondante. Prepariamo anche la miscela di glitter. Prendo il glitter argentato e lo verso qui nella mia scatolina. Prendo il glitter bianco e lo verso qui. Mescolo un pochettino. Qui potete andare a gusto e farlo del colore che più preferite e del tono che più gradite. Prendo i miei cerchietti e faccio la seguente: intingo nella colla bene bene e tuffo nel glitter, e quello che avrò è questo, il cerchietto tutto profilato di glitter. Per il momento faccio asciugare questa facciata ponendolo a testa in su e continuo con tutti gli altri che ho fatto, e intingo anche l'aureola di Gesù Bambino, solo l'aureola. Vi avevo detto che mi servivano ancora 4 tondini piccoli, non ne ho più di quelli dell'IKEA, allora approfitto del fatto che mi è finita
la carta stagnola e li prendo da qua. Non buttateli i rullini perché possono servire per fare tanti lavori carini. E allora piano piano separo i miei tondini. Quindi ripasso velocemente col bianco, me li ero dimenticati ragazzi, me li ero dimenticati, e anche loro facciamoli asciugare leggermente, cosa che io ovviamente non sto facendo, vabbè, ma voi lo sapete. I miei lavori sono solo esempi, i vostri poi devono essere lavori invece, quindi voi fateli meglio di me e facciamoli riposare. Una volta completato il giro da una parte, bisogna farlo anche dall'altra parte, quindi stessa cosa, ripassiamo esattamente come abbiamo fatto prima. E nel frattempo noi passiamo allo step successivo. Prendiamo il cartoncino argentato, un cerchio per ogni dimensione delle mie caselle del calendario dell'avvento. Io ne ho 5 grandi così, quindi intanto faccio 5 cerchi con la dimensione della circonferenza interna, poi ne ho 8 della dimensione intermedia e poi dulcis in fundo di questi più piccoli dovrei averne 12. E 12, bene, a questo punto con un paio di forbici ritaglio tutti i cerchietti che ho ricavato. A questo punto abbiamo tutti i cerchietti, quindi prendiamo i nostri pompon, metto un punto di colla a caldo su un lato del pompon e al centro del pezzettino di cartoncino appongo un pompon, così, e faccio questa cosa con i dischetti di tutte le misure. Sul retro di ogni tappino dobbiamo appiccicare un dolcetto, perché sennò i nostri bimbi, stappando i vari segmenti del cristallo, cosa troveranno? Vi consiglio dei dolcetti un po' bassini, che abbiano più o meno un'altezza inferiore a quella dell'altezza dei nostri cerchi. Quindi io opterò per delle caramelle e dei cioccolatini piatti tipo Grifo Perugina, per intenderci. Cosa faccio? Molto semplice, sul retro metto un puntino di colla a caldo, faccio raffreddare un attimo e attacco la caramella. Quando il mio cerchietto verrà stappato, verrà via col dolcetto che il bimbo mangerà. Quindi adesso attaccate voi tutti i dolcetti. Numeriamo tutti i nostri tappini. Vi avevo detto che avrei fatto i numeri con i numeretti già pronti, ma devo dire che non mi piace per niente l'effetto, quindi cambio di programma, io uso una penna, voi se avete dei bei numeri da attaccare, attaccate quelli. E allora adesso ad uno scriverò i numerini, quindi 1... E voilà, tutti i tappini sono pronti. Queste penne più le uso più mi piacciono, scrivono su tutto, sono fenomenali. Quindi adesso lasciamo asciugare tutto prima di assemblare. Iniziamo a comporre il nostro fiocco di neve, quindi tutti i cerchi piccoli che intingo di colla nella parte in cui ho lasciato privi di pittura. E unisco. Man mano si formeranno i filamenti, togliamoli mentre si formano. A questo punto componiamo gli intermedi, quindi colla e colla e agganciamoli. Adesso al laterale di ognuno, di ogni coppia degli intermedi, mettiamo un cerchio grosso. Adesso sopra ognuna delle coppie con la sezione libera attaccherò uno di questi piccoli. Quindi metto la colla su un punto e vado ad attaccarla. Distanzio leggermente e metto la colla anche sull'altro punto. Adesso prendo i cerchietti
quarti di finitura e ne attacco uno su ognuno di questi obliqui. Prima quelli più grossi, così, uno, e poi finisco con i cerchietti piccolissimi al lato dei dischi più grandi. Prendiamo i nostri dischetti e inseriamoli all'interno dei vari cerchi, ok? In modo che poi il calendario venga aperto in questa maniera. Voilà! E rimanga il vuoto interno a formare il cristallo. Quindi inseriamo il dischetto e inseriamoli su tutti. Sul centrale invece faremo pendere Gesù Bambino, quindi prendiamo un laccettino argentato sul retro di Gesù Bambino, con un filo di colla attacco il filino, così. Quindi prendo la misura della lunghezza, cioè di quanto voglio che penda, e con un punto di colla infinitesimale posto al centro del nostro rocchetto centrale, appiccico l'accetto che tiene Gesù Bambino, subito taglio l'eccesso, avendo cura che il 25 stia nella casella centrale, quella con Gesù Bambino. Poi gli altri possono essere tutti casuali. Gabriele mi chiedeva: ma scusa, ma allora perché non hai messo un cartoncino in mezzo? Perché io questa decorazione la immagino nata come calendario dell'avvento, ma una volta stappati tutte le finestrelle, mi piace anche come decorazione di mezzo tra una stanza e l'altra, una tutto tondo, quindi un cristallo di neve enorme che gira, un po' una palla psichedelica del Natale, diciamo così. E quindi non voglio il tappo dietro, voglio che si veda ciò che c'è al di là, anche fosse la parete. Mentre se invece voi volete porla a parete e magari dietro avete una parete di un colore che non c'entra niente, potete mettere un cartoncino dietro o tutto argentato, naturalmente dietro ogni cerchietto apponete un cartoncino fisso. A me questo non era la mia idea, mi ha fatto sorgere il dubbio Gabriele, che lui è sempre ipercritico con i miei lavori. No ragazzi, è ovvio, per affiggerlo o semplicemente da uno degli occhielli, quello superiore, è il nostro bellissimo, bellissimo, è sbrilluccicosissimo, è nevosissimo calendario dell'avvento, è pronto per essere spacchettato dai nostri figlietti. Io consiglio, se avete bimbi dalle mani lunghe come il piccolo Enzino, di sigillare le finestrelle con un micro punto di colla a caldo, così, e infilandole, voilà e voilà, assicurarle in modo che, vedete, loro stiano su da sole, indipendentemente dalla gravità, e poi tirando comunque la colla a caldo verrà via e non addurrà nessun danno alla vostra ghirlanda, anche perché è trasparente. Adesso la parte più rognosa, cioè togliere tutti i filamenti prima di lasciarvi alle foto, e che sia un avvento luminoso e brillante per tutti voi. E il nostro calendario dell'avvento è bell'e pronto anche per il 2018. Vi lascio le foto e ci vediamo dopo.
visto che bello e luccicante il nostro fiocco di neve, il nostro cristallo di neve, il nostro nuovo calendario dell'avvento. Spero che questa idea così brilluccicosa di quest'anno vi piaccia. Mi raccomando, se è così, fatemelo capire attraverso un brillantosissimo pollice in su e una scintillante condivisione sulle vostre pagine Facebook. E naturalmente lasciatemelo detto proprio qui giù tra i commenti. Ragazzi, cosa dirvi? Io vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Vi ricordo che se vorrete potrete supportare Arte per Te tramite il pulsante PayPal che trovate sulla home page del canale. Vi metto qui il link del pulsante, vi metto anche il link del video in cui spiego il perché di questa novità. E poi vi dico che se vorrete farlo mi farà tanto piacere, ma che se non volete farlo non ci fa niente. Vi ringrazio comunque per essere stati con me, per aver visto il video. Vi voglio bene lo stesso, è uguale uguale uguale. Poi cos'altro dirvi? Vi dico anche che vi aspetto sul mio canale Ombretta, il mio canale di lifestyle, e vi dico anche che vi aspetto su Due Cuori Una Cappa insieme a Gabriele. E vi dico infine anche che vi aspetto su Instagram e su Facebook, e vi aspetto sempre anche qui per il prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, un grande bacio e alla prossima volta! E buonissimo avvento a tutti, che sia sbrilluccicosissimo! Ciao!